Eccoci nuovamente sulle fonti TV con il nostro Le Fonti Instant Focus. E allora, in questo blocco di approfondimento, come spesso facciamo, ci dedicheremo a alcuni argomenti centrali, insomma, che ci trascineremo sicuramente fino alla ripresa post-estate. Il primo è questo: verso le elezioni, cosa aspettarsi? E beh, si vota il 25 settembre. La campagna elettorale è iniziata subito, era già in corso in realtà, però nel momento in cui ci sono state ufficialmente le dimissioni di Mario Draghi, i partiti hanno cominciato nel loro lavoro appunto da politici. Alessandra, dalla regia, facciamo vedere anche gli altri titoli, così facciamo un breve sommario di questo approfondimento. In America, Powell, il governatore della Fed, non crede alla recessione, nonostante il PIL americano sia in contrazione per la seconda volta consecutiva. E sapete che 2 trimestri consecutivi negativi indicano una recessione tecnica, un termine, quello di tecnica, che lascia un po' il tempo che trova, perché poi ci sono altri indicatori americani che invece parlano di un'economia statunitense in rallentamento ma non in recessione. Anche il presidente Biden si è detto d'accordo con Powell. Noi però abbiamo paura di questa recessione, ovviamente ci confrontiamo sempre in primis con l'America e con l'economia americana, quindi facciamo riferimento all'America. Andiamo avanti, un tema più che riguarda l'Europa, invece emergenza gas, Europa e Italia, riduzione forzata dei consumi in inverno. Il ministro Cingolani ha parlato della necessità probabilmente di chiedere un sacrificio a tutti noi, anche alle abitazioni private, quindi di ridurre il consumo di gas appunto a partire da settembre, con anche un riscaldamento che verrà abbassato, come accade già negli uffici pubblici. E poi, vabbè, torniamo sulle elezioni per fare un po' per andare verso una sorta di quadratura del cerchio. Quanto costeranno all'Italia, non solo in termini economici, anzi qui più in termini di credibilità, cioè quanto in questo momento potevamo evitarci questa campagna elettorale, queste elezioni. Allora, saluto Marco Lombardo, il giornale caporedattore, che torna con noi, mi fa molto piacere ritrovarlo. Ciao Marco. Buongiorno a voi, eccoci. Insomma, tanti temi caldi, un po' come E questa estate. non si Allora, può stare più tranquilli neanche d'estate. assolutamente no, speravamo di essere tranquilli dopo il Covid, ma quest'anno è iniziato insomma con una serie di questioni che oggi siamo ancora ad analizzare. E però partiamo dalle elezioni, se sei d'accordo, appunto verso le elezioni, che cosa aspettarsi? Dunque, che poi va un po' a braccetto con l'ultimo titolo che abbiamo visto, quanto costeranno all'Italia. Insomma, campagna elettorale iniziata e quanto, guarda, due aspetti voglio darti, poi ti lascio la parola. Da una parte, quanto riusciranno i partiti politici a far comprendere che nulla è perduto, mettiamola così, e quanto le persone crederanno poi a quello che diranno i politici, soprattutto perché poi in agosto, no, si allenta anche un po' la presa rispetto ad argomenti di attualità. Ecco, a te, che cosa aspettarsi? Ma è una bella domanda perché da questo inizio di campagna elettorale noi non ancora abbiamo capito che diciamo le due forze che si presenteranno poi alle elezioni per chiedere la fiducia degli elettori non stanno lavorando per mettere insieme pezzi e pezzetti a fare il loro puzzle per poter raggiungere la possibilità di poter governare, ma ancora non abbiamo ben capito quale sia il programma di governo, anche perché non abbiamo ancora neanche capito chi poi potrà governare, quale sarà la personalità a cui verrà affidato l'eventuale governo futuro. Insomma, ci sono vari passaggi. Il centrodestra, che in questo momento è, se si presentasse unito, vincerebbe sicuramente le elezioni, però stanno discutendo sui numeri, stanno discutendo sui collegi, stanno discutendo su chi dovrà poi avere l'incarico di fare il Premier, e all'interno anche sulla politica estera e sulla guerra russa-Ucraina si sta vedendo che ci sono delle posizioni diverse. La stessa cosa dall'altra parte, devo dire, perché poi lì c'è la grande domanda sul fatto che fine faranno i 5 Stelle, e comunque tutti i partiti, i partitini della sinistra che cercheranno di mettere insieme hanno davvero posizioni diverse. La cosa, È un po' che complicato. lascia delicato, esatto, la cosa che lascia un po' perplessi è quello che stavi raccontando tu, fondamentalmente in un momento di emergenza totale, perché abbiamo ancora la guerra con tutte le ripercussioni, a partire da quella del gas, di cui parleremo tra poco. Insomma, emergenze con il decreto legge aiuti, con gli aiuti che il governo stava mettendo in campo proprio per il caro bollette, per le imprese, eccetera.
sono tornati con tutta la loro prepotenza a temi squisitamente politici, ma per politici intendo dire con le querele all'interno delle varie coalizioni, appunto i collegi e chi fa il premier, insomma, quindi è un po' paradossale questo, no? Gli italiani invece hanno bisogno di ben altre risposte. Direi di sì. Paradossalmente il governo Draghi sta andando avanti e sta lavorando con alcune decisioni che sono state prese. Il problema fondamentale è che fine faranno i soldi del PNRR, quale sarà la politica energetica, quale sarà la politica sociale, perché abbiamo letto oggi di un taglio del cuneo fiscale, ma francamente sembra un po' risibile rispetto alle aspettative degli imprenditori. Si deve mettere mano alle pensioni perché dal 1 di gennaio torna in vigore la legge Fornero con tutte le cose che sono successe quando è arrivata la legge Fornero. Insomma, si sta pensando ad esempio a quella possibilità di prolungare la quota 102 temporaneamente giusto per arrivare a una nuova legge sulle pensioni. Sono tutti argomenti importantissimi in questo momento, soprattutto in un momento di crisi, sia economica che internazionale, ma appunto in questi prossimi 2 mesi temo se ne parlerà poco. Insomma, ci sarà un governo uscente che comunque continua a lavorare e una maggioranza politica entrante, qualunque sia, che in questo momento sta pensando a tutto, tranne che alla futura politica per tenere insieme questo paese. Ecco, intanto, quanto costeranno all'Italia queste elezioni? Non in termini prettamente economici, cosa di cui comunque discutiamo sempre, ma in termini di credibilità, ovviamente. Marco, cerchiamo di uscire anche da quelli che possono essere un po' i luoghi comuni. Cioè, poi sappiamo molto bene che Draghi, come Presidente del Consiglio, sicuramente ha, come dire, è riuscito a far emergere ancora di più l'Italia e comunque, soprattutto l'Europa, ha dato maggior credibilità, appunto utilizziamo questa parola, al nostro paese. Però insomma, non è che adesso Draghi è l'unico uomo, credo e spero, in qualche, anche una speranza la mia, in Sembra un bel grado. quadro. Ecco, esatto, perché sennò siamo veramente perduti, in grado di far sì che l'Italia possa essere davvero competitiva nel panorama internazionale. Ma quanto costeranno però in questo momento, anche con tutte le emergenze di cui parlavamo, all'Italia queste elezioni? Per esempio Giorgia Meloni ha detto, vi garantiamo che insomma la rassicura sull'affidabilità del suo partito in termini appunto esterni. Ma ci sono due ragioni, due cose da dire. La prima è che Draghi è sicuramente una persona molto autorevole, ha fatto tanto in questo periodo in cui è stato al governo con una maggioranza che non aveva praticamente, perché era un insieme di partiti che per la situazione contingente, come dire, riusciva a mettere insieme. Certamente non è l'unica persona autorevole che abbiamo in Italia, certamente non tutto quello che ha fatto ha avuto dei risultati. Per esempio, parliamo del debito pubblico. Sul debito pubblico anche il governo Draghi ha messo il suo pezzettino sul nostro debito pubblico monster. Sicuramente è stato anche agevolato nel prendere alcune decisioni nel fatto che viviamo un periodo eccezionale in cui l'Europa non ci controlla come prima, non controlla come prima i conti, ci ha permesso di sforare e quindi si è riuscito a fare molte cose come bonus, come incentivi, come tutto quello che è stato fatto per cercare di rilanciare l'economia. Certamente non ci voleva una guerra dopo una pandemia. La seconda cosa è che io, qualunque cosa uno possa pensare, però fare queste campagne a prescindere sul fatto che se vincesse uno piuttosto che un altro sarebbe un pericolo per la democrazia piuttosto che sarebbe un pericolo per l'economia. Cioè, io credo che tutto sommato sia giusto in una democrazia che chi vince abbia il diritto di governare. Dopodiché, se sia un pericolo o meno, magari lo scopriremo. La nostra Costituzione, le nostre leggi hanno tutte le garanzie per poter frenare qualsiasi tentativo di dittatura, Certo, come certo. leggo in alcuni giornali. Per cui, ad esempio, dire che Giorgia Meloni sia un pericolo e un disastro per la democrazia, magari no, scopriremo. Io lo spero, se fosse lei o comunque chi per lei, magari scopriremo che invece non è così, perché poi alla fine tutti i governi che si sono succeduti nei tanti anni che abbiamo avuto dietro di noi non è che abbiano fatto faville che possiamo rimpiangere chissà chi, ognuno ha messo il suo pezzettino appunto nel debito pubblico, ognuno ha avuto, come dire, la possibilità di governare in un certo modo e non l'ha fatto. Beh, si vede anche dalla durata, no, dei governi, che evidentemente non hanno convinto, perché se poi sono cascati, cioè non convincevano probabilmente neanche Esatto. chi rappresentava il Beh, governo, quello ecco. che dico io è che
torniamo al discorso di prima, no? Invece di lanciare campagne sulla stampa, sui media, sulla parola, eccetera, sul pericolo che sta arrivando per la democrazia, perché se vince uno piuttosto che un altro, io francamente parlerei di programmi. Cioè, io vorrei capire perché dobbiamo votare uno piuttosto che l'altro, e purtroppo non lo capiamo, e non sappiamo neanche come chi verrà potrà mettere una pezza ai problemi che ci sono e sono contingenti. Certo, assolutamente sì. Allora, staremo a vedere, anche perché poi ci sono a livello europeo altre problematiche di cui parlavamo poco fa, che sono relative poi alla guerra. Andiamo proprio a parlare dell'emergenza gas un istante, perché unisce problematiche tutte italiane ma anche europee, perché non siamo l'unico paese che rischia di andare verso un razionamento. Secondo te è molto probabile che andremo incontro a una riduzione dei consumi proprio per l'inverno? Questo, ovviamente, lo abbiamo detto tante volte, è causato dal fatto che siamo troppo dipendenti dalla Russia, e quindi evidentemente in parallelo ci auguriamo che possano essere messi a punto anche degli accordi che poi potranno risolvere la situazione quanto più velocemente possibile, Marco. Beh, questo è ovvio che bisogna trovare una soluzione, bisognerà capire come potremo approvvigionarci, visto che la guerra non finirà in tempi brevi. Esiste secondo me poi un altro problema che non è stato affrontato, è quella della ristrutturazione dei nostri impianti, ad esempio molto banalmente dei nostri impianti di riscaldamento delle case. Sì. Degli condomini. Noi per esempio stiamo in una grande area metropolitana come quella di Milano, e possiamo contare a decine e decine e decine impianti di riscaldamento vecchi che consumano tantissimo, perché non sono capaci più di gestire il calore uniformemente, e con case che hanno temperature, altro che abbassare di un grado, ci sono case, testimonianze, che hanno temperature interne di 25, 26, 27, anche 28 gradi a volte durante l'inverno. Ecco, allora, al di là di dover appunto fare questo tipo di politica, no? Pensare dove andare a recuperare il gas anche per le aziende, per tutte le attività economiche che ci sono, ma bisognerebbe cominciare a pensare a che cosa fare per rimettere mano a tutta quella serie di impianti che causano un consumo energetico monster, e questo poi ovviamente chiede ancora più gas, no? Ancora più energia, ancora più materiale che mancherà, e quindi provocando magari poi dei disagi veri per tutti, perché allora ci sono dei condomini dove anche se abbassi la temperatura di un grado della caldaia, le case sono calde lo stesso, e qua sono quasi tutti, a Milano credo la maggior parte. Sì, esatto. Quello sarebbe. Sarà difficile il controllo, però, poi, perché non è che possono entrare in casa, e anche se lo facessero, l'attimo dopo si può modificare la temperatura. Quindi ammesso. Ah, sì, e poi al di là del fatto che moltissimi di noi hanno in casa gli impianti di condizionamento, che ovviamente sono facilmente quasi tutti utilizzabili anche d'inverno, e quindi utilizzerebbero ancora maggiore energia. Esatto. Beh, ma chi ha anche il riscaldamento autonomo, insomma, è molto, molto complicato. Diamo solo un riferimento di quello che succederebbe se si passasse tutti ovviamente da 20 a 19 gradi, che è la temperatura che dovremmo tenere in casa. Io sono virtuosissima, perché non essendo mai in casa il mio riscaldamento è sempre, penso, non supera mai 19 gradi, ma non l'ho mai fatto, cioè diciamo che è un caso. Però ecco, allora, secondo i calcoli di Enea, questo taglio dei consumi porterebbe al risparmio di 1 miliardo di metri cubi nell'ultimo semestre del 2022, per poi assalire a 2 miliardi nell'anno successivo. Ovviamente una cifra che non si raggiungerà mai per le ragioni che abbiamo detto, insomma, certo. Tutti dovremmo abbassare. Però questa è una cifra che potremmo tenere presente in un piano di ristrutturazione degli impianti. Assolutamente sì, quello assolutamente. Allora, intanto guardate, è uscita l'inflazione europea, visto che stiamo parlando proprio della situazione economica europea, poi ritorniamo a quella americana, su base annuale è salita nuovamente. Partiamo dall'8,6, come sapete, siamo all'8,9, e gli analisti avevano previsto una stabilità, pensavano che si fermasse a 8,6, invece siamo saliti ulteriormente. Questo è un po' il riferimento che teniamo, e su base mensile 0,1 dallo 0,8, però insomma su base annuale siamo cresciuti ancora, andiamo verso un bel 9%, ci siamo di fatto, 8,9%. Allora, invece, ultimo aspetto, poi ovviamente Marco, se vuoi commentare anche l'inflazione europea, non cambiamo discorso, perché parliamo di recessione
americana, perché si parla di recessione tecnica, anche se poi i dati sul PIL dovranno essere rivisti, quindi ci sarà un'ulteriore revisione che dirà più ufficialmente come sono le cose, ma siamo cioè ha rallentato ancora il prodotto interno lordo americano, ma insomma Powell e Biden non si dicono preoccupati, perché i dati americani invece danno una tenuta dell'economia americana importante. Appunto, Powell non crede alla recessione, noi ci crediamo? Ma insomma, i numeri dicono questo, poi come gli americani metteranno mano ai loro conti per far ripartire l'economia lo vedremo. Io mi preoccupo per un fatto che storicamente, se noi guardiamo la storia dell'America, soprattutto del Novecento, insomma dell'ultimo secolo, in uno scenario di recessione che non si ferma, quindi si spera che si fermi, uno scenario di recessione di conti che non tornano, l'America di solito reagisce in un modo, cioè si butta in una bella guerra per risollevare i conti dell'industria bellica, che è una delle più importanti degli Stati Uniti. Questo lo dico perché lo scenario va oltre la guerra russa-ucraina, che agli americani in realtà interessa fino a un certo punto, nel senso gli americani la guerra tra la Russia e l'Ucraina sta interessando per vendere un po' di armi e fornire sì. un po' di armi all'Ucraina e cercare di fare in modo che la Russia non si allarghi troppo. Noi però purtroppo sappiamo che c'è uno scenario ancora più inquietante, che è quello di Taiwan, che è il vero punto del mondo che deciderà il futuro delle superpotenze. Ancora ieri c'è stata la telefonata tra Biden e Xi, e non è che si siano intesi più di tanto su questa cosa. Sì. C'è anche Nancy Pelosi che va in viaggio a Taiwan creando un imbarazzo politico-militare notevole agli Stati Uniti, e insomma c'è una situazione dipendente appunto dall'economia, dalla ricerca di materie prime, di tutto quello che sappiamo, sulla quale bisogna stare attenti. Cioè, questi numeri probabilmente sono numeri che gli Stati Uniti riescono a gestire, e noi speriamo che sia così. Certamente bisogna dare un occhio, vedere cosa succede, perché purtroppo la politica americana di solito è abbastanza indirizzata sul risollevarsi nelle maniere forti. Ok. Intanto appunto leggo carrello della spesa più 9,1% il PIL, l'inflazione tendenziale che ripiega di un decimo di punto dal record di giugno grazie agli energetici, è record da settembre 1984. Beh, insomma, i record li stiamo macinando ormai da un po' sul discorso inflazione. In Spagna ha superato anche il 10%, siamo abbondantemente oltre la doppia cifra. Insomma, Marco, anche in Europa, visto che stavamo parlando della recessione americana, anche in Europa la situazione si fa preoccupante. La Banca Centrale Europea ha avviato il rialzo dei tassi proprio per questo, insomma, giusto per fare un piccolo ripasso. Beh, comunque tu che sei più tecnica ed economica di me, no, puoi appunto sapere che sono cicli dell'economia, in questo caso condizionati da una situazione contingente straordinaria. Certo. Che probabilmente diciamo l'Occidente non viveva da tantissimi tantissimi anni, no? Quindi dalla seconda guerra mondiale, insomma, per cui è chiaro che noi viviamo in un momento molto particolare, e sappiamo che i cicli dell'economia sono fatti per crescere e anche per discendere. La stabilità dell'inflazione è durata tantissimi anni. Vero, verissimo. Probabilmente, certo. Probabilmente mai così a lungo, e probabilmente era quasi inevitabile che arrivasse qualche evento per smuovere questa situazione. Che si avrebbe condizionato l'economia a lungo. La speranza ovviamente che questa situazione attuale, con questo momento straordinario attuale, possa finire in tempi brevi, perché poi in ogni caduta sappiamo che in economia c'è una grande risalita, e come abbiamo vissuto in altri periodi storici ci sarà la possibilità di come dire, riportare i conti economici, e quindi quello delle imprese e quindi quello delle famiglie, no? In sicurezza. Certo. Certamente, facciamo molte domande adesso. Peraltro ricordiamo anche, visto che stiamo parlando proprio di dati che sono quelli che ci danno più la fotografia rispetto all'economia attuale e a quella che sarà, anche l'economia tedesca, che è la locomotiva europea, ha frenato nel primo trimestre del 2022 con il trimestre che è stagnante, cioè che rimane sempre fermo, quindi delude le attese che invece avevano visto un leggero miglioramento. Però i mercati, ecco, e poi ti saluto Marco, forse proprio
proprio speranzosi nel fatto che le banche centrali possano arrivare ancora d'aiuto proprio per un'economia che è in rallentamento, stanno procedendo bene. Ora non è un trend rialzista, come dicevi tu, no? Ci sono cicli e ci sono trend di mercato, però in questi giorni stanno dando comunque delle risposte positive. Evidentemente gli investitori stanno sperando in qualche azione meno aggressiva da parte delle banche centrali, che però anche loro devono, insomma, devono un po' mediare tra inflazione, controllo dell'inflazione e appunto economia e rallentamento. È, diciamo, la fase più delicata e più difficile. Il mercato sì, è abbastanza ottimista, probabilmente vede qualcosa che ovviamente noi ancora non vediamo, gli analisti hanno più armi di noi per sapere, per indovinare un po' quello che potrà essere il prossimo futuro. Dall'altra parte non voglio fare il pessimista perché non lo sono, ma devo dire che anche quando si fanno le analisi, quando escono i conti economici, no, sulle previsioni delle grandi istituzioni, devo dire che questo è stato un periodo talmente eccezionale che fare le previsioni... No, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Bisogna un po' vivere alla giornata, ovviamente cercando sempre una protezione per eventuali altri scossoni, senza andare nel panico, ma se si ha la giusta dose di protezione, non si va neanche nel panico. Non è il momento di guadagnare, ma di conservare quello che... Esatto, perché è molto più facile perdere che guadagnare, ma questo lo sappiamo tutti, nei mercati, ma anche nella vita normale, cioè a spendere facciamo tutti presto, no? Invece a guadagnare ci vuole un po' di più. Grazie a Marco Lombardo, a presto, ti ringrazio, ti seguiamo naturalmente sul giornale e anche su tutte le notizie tecnologiche, visto che ricordiamo che Marco è molto molto esperto su quello. Avremo modo anche di parlare del settore della tecnologia, sicuramente. Grazie Marco Lombardo. Grazie, e a presto, ti seguiamo anche sul tuo blog. Così ho dato tutti i riferimenti per chi volesse, insomma, mettersi in contatto con te.